Le acque limpide scorrono nei ruscelli. Il clima è buono se consideriamo che siamo tra Natale e Capodanno. La zona dove ci troviamo è l'Alta Val Pedogna, nel comune di Pescaglia. C'è davvero tanta gente, vanno, vengono, soprattutto genitori con bambini e ragazzi. Anche noi ci incamminiamo attratti da quello che è definito da tutti il presepe più suggestivo ed originale dell'intera provincia e non solo. Parliamo del presepe in grotta. Uno dei presepi più affascinanti che ha attirato tantissimi turisti e visitatori è senza dubbio il presepe in grotta, e anche noi con le nostre telecamere seguiamo il sentiero che porta alla grotta lungo circa 600 metri che peraltro, se fatto in notturna, è anche illuminato, seguendo le acque della Pedogna molto fresche e trasparenti ci porteranno a visitare questo straordinario presepe. Una volta lasciata l'auto in località Ferriera di Pierlucese, la strada si inoltra in mezzo a dei campi, prima qualche abitazione, per poi immergersi definitivamente nel bosco, iniziando così a salire. C'è molto via vai e questo aumenta a noi la curiosità di vedere questa particolarissima installazione all'interno della grotta. In alcuni tratti la salita si fa davvero dura. Il percorso, nonostante che sia piuttosto duro, è curato in ogni minimo particolare. Sopra di noi alcune lampadine ci ricordano che, qualora si facesse tardi, non avremmo nessun problema a rientrare, anche con la luce artificiale, in quanto la strada è costeggiata da una lunghissima cordata di lampadine. Il tratto di strada da percorrere ci dicono sia 500-600 metri. Negli ultimi 50-60 metri di fatto è una scalinata naturale che si inerpica fino ai piedi della grotta, detta Grotta delle Campore, che ospita la Natività. Una volta arrivati davanti alla grotta che ospita la suggestiva Natività, motivo per cui tanti turisti, tanti visitatori nel corso delle festività natalizie si sono recati fin quassù, gli organizzatori hanno realizzato anche una capanna in legno completamente sospesa in aria. Permette ai visitatori di riprendere fiato, visto che gli ultimi 100 metri sono davvero impegnativi. Tutto questo lo si deve grazie all'associazione Gruppo Speleo della Valfreddana, che hanno realizzato questa meraviglia. L'ingresso in grotta ci lascia tutti senza fiato. I colori, i profumi, il modo come è stata illuminata valorizza ed esalta quello che Madre Natura ha fatto. Stefano Pucci ci racconta com'è nata l'idea di valorizzare questa grotta per mezzo di un presepe. Che gli venne in mente questa idea in modo così casuale, scherzando, perché questa grotta qui noi si stava cercando, però ci si impiegò ben 2 giorni per poterla trovare, perché la gente qua del posto sapeva che c'era, i vecchi pastori, e quindi noi si mise alla, insomma, ricerca. Quando si trovò, si vide che si poteva anche essere, diciamo così, utilizzata in un modo diverso. E a qualcuno di noi venne in mente di realizzarci un presepe in grotta, che all'epoca fu, dice, ma via, ma chi ve lo fa fare, ma siete dei matti, e perché no, invece si disse, perché all'epoca si eravamo in tanti, eravamo un gruppo molto numeroso. Oggi purtroppo siamo rimasti in 5 persone che tirano avanti tutta questa manifestazione. E nel corso di questi anni, piano piano, abbiamo realizzato tutto il percorso, l'abbiamo rimesso in sesto, abbiamo realizzato quello che è la baracca, il presepe, l'illuminazione, e abbiamo, a detta di tanti, perché nei primi anni ci fu dato anche un premio, come probabilmente miglior presepe ambientato della provincia di Lucca, per le sue caratteristiche che erano peculiari, era differente da tutti gli altri presepi, perché qui, questo qui, praticamente c'è da conquistarselo, ci bisogna camminare su a piedi, durare fatica, arrivare fino a questa grotta e poi entrare in fondo a questa grotta, che molti non conoscono neanche dietro l'angolo di casa propria, anche chi abita qua, e quindi si rendono conto di qualcosa di bello che nascondono ancora queste montagne qui. Giovanni Santori, altro volontario del gruppo Speleo Alpino Valfreddana, ci racconta ai nostri microfoni quanto i volontari si sono impegnati e hanno lavorato in questo progetto.
Ogni anno cerchiamo sempre di cambiare qualcosa, di rinnovare qualcosa o nelle luci o nella disposizione delle statue, per far sì che anche le persone che ormai sono affezionate, che vengono tutti gli anni, di fare in modo che comunque riescano a trovare qualcosa di diverso, no? Anche se poi la grotta già di per sé dà quella cornice che fa emozionare, insomma, chi viene quassù a vederci, a trovarci. Signora, com'è andata la visita? Bellissima, ma bellissima, bellissima. Sì, molto, molto bella. Da dove viene? Da Borgamozzano. Certamente che mi è piaciuto. È tanti anni che ci vengo e l'hanno anche migliorato dall'ultima volta, sì. Moltissimo, moltissimo. È la prima volta che lei viene a vedere il presepe? È già la quarta volta, la terza o la quarta volta. Signora, le è piaciuto il presepe? Molto, infatti porto sempre tanti amici. Io già la quarta o quinta volta e tutti gli anni porto qualcuno di diverso a vederla. E tutte le volte la vedo diversa, perché se è più bassa o più alta l'acqua cambia comunque lo spettacolo, che è sempre bellissimo, comunque fantastico. Sì, è la prima volta e devo dire che è una bella iniziativa. In questo periodo dell'anno le giornate sono molto corte e a noi non resta che riprendere il sentiero che ci riporterà alla Ferriera Pierlucese. Dobbiamo sottolineare la straordinarietà di questa grotta, ma è davvero ammirevole l'impegno di coloro che si sono adoperati per questo presepe, visitabile grazie al sentiero ben curato che ha portato via tanto lavoro ai componenti del gruppo speleoalpino Valfreddana, come ci conferma Marco Scarafoni. Sì, tantissimo lavoro, è dall'inizio di ottobre che in 4-5 ci alterniamo, ma soprattutto il nostro amico Stefano che cura la pulizia del sentiero, la manutenzione degli scalini che come vedete sono tutti fatti a mano come si facevano una volta, con un pezzo di legno eccetera, e poi soprattutto a pulirli sempre continuamente dalle foglie che continuano a cascare eccetera, e soprattutto anche nel tentativo di mettendo i vari cartellini per indicare la natura botanica o meno delle piante eccetera, per fare un po' di educazione alle persone, all'ambiente, a conoscere ambienti che altrimenti difficilmente possono visitare o conoscere normalmente nella normalità di tutti i giorni. Ogni anno quante persone salgono per visitare questo presepe all'interno della grotta? Ogni anno tantissime, il record penso che sia stato nei primi anni 5-6 mila persone. E ultimamente un po' la brutta stagione che di solito si imperversa proprio per Natale e Capodanno eccetera ha ridotto un pochino la capienza, ma per esempio oggi è una giornata abbastanza buona, siamo sui 400-500 persone. Non ci resta che attendere un anno per vedere l'edizione 2014 di questo presepe. Ringraziamo il gruppo speleoalpino Valfreddana per la gentile collaborazione.